e Hotel Esplanade, che sono qua a Pesto, poco distanti da qui. Sì, io lascio la parola anche a Peppino. Allora, immagino che molti già lo conoscano, comunque faccia una rapidissima presentazione. Barbara, vuoi parlare tu? Allora, appunto, il Tor Pagano nasce come albergatore, però si diletta nella produzione di una serie di cose, tra cui l'olio, e da un paio d'anni vino in quel di Giungano. Sì, infatti. Ma diciamo che io con questa nuova attività di imprenditore agricolo rientro in quella che era l'attività di mio padre. Io sono diventato albergatore, non sono nato albergatore, e quindi dopo essere riuscito a portare già a un buon livello la ristorazione delle nostre strutture alberghiere, mi è venuta voglia di ritornare alle origini. Tra l'altro sono complementari, perché appunto se lei propone ovviamente dei ristoranti dei suoi ristoranti, infatti, dei suoi, ma la qualità si fa a cominciare dagli ingredienti. E nel momento in cui abbiamo pensato che per risalire un po' la china, l'immagine di tutto il territorio, abbiamo pensato che forse sarebbe stato il caso di rientrare nell'attività agricola di produzione di questi prodotti tipici, perché è da là che si parte, per arrivare. Ovviamente con la qualità poi si conquista. Con la qualità si può conquistare i mercati. Magari ci vuole più tempo. Ci vuole più tempo, sicuro. Ci sono delle scorciatoie che per la qualità non sono percorribili. Allora, io volevo rientrare in questo momento sull'olio. Questo è un olio. Questo dico, da quale varietà? Questo viene da tre cultivar, la Frantoiana, la Moraiola e la Nostrale. Sono delle piante che noi abbiamo già trovate in quel distio, esistevano già. Noi adesso abbiamo impiantato ancora circa mille piante di olive a Stio Cilento, a un'altezza, a un'altitudine di circa 500 metri, 550 metri sul livello del mare. Questo significa che non abbiamo problemi fitosanitari, perché l'altitudine ci consente di coltivare tutto in modo veramente naturale, non abbiamo bisogno di nessuno intervento chimico, anzi tutta l'azienda è votata al biologico, se per non dire biodinamico. Noi lavoriamo i terreni, gli integralisti, sì. siamo veramente degli integralisti, se così vogliamo dire, utilizziamo solo prodotti naturali. Infatti l'azienda può permettersi questo lusso perché, oltre a produrre o ad avere impianti di olio, impianti di viti, per fare il discorso biologico biodinamico, abbiamo impiantato anche una grande stalla di bufali per la produzione di latte, che trasforma mio socio poi nel suo caseificio. Non conto di andare a trasformare anche sarebbe troppo. No, ma già fa tantissimo. Perché le bufale? Perché così noi facciamo in casa l'humus per le nostre piante. Facciamo in casa l'humus con il letame delle nostre bufale, che miste con la paglia, per avere una buona produzione, una buona qualità di humus, bisogna avere la lettiera. Le bufale devono rimanere sulla lettiera, come si faceva una volta, dove calpestano la paglia della lettiera, e questo fa l'humus dopo 2 anni di maturazione. Non sto qua poi a raccontare come. È un po' troppo tecnica questa. Sì, così andiamo, diamo il concime naturale. Come di solito, sì, gli allevamenti sono complementari, diciamo. Alle non tutte le aziende possono permettersi questo lusso, perché non è facile concentrare in un'unica azienda tutte queste cose che poi danno qualità. Dunque, la stessa cosa, allo stesso modo coltiviamo le nostre viti, sempre anche a Stio Cilento, tra i 400 e i 600 metri di altitudine, abbiamo piantato aglianico e fiano. Sono due vitigni storici della nostra terra che già i greci portarono in questa terra. Dobbiamo dire che, anche se non si sa, forse le nostre colline qua intorno sono state le prime ad essere impiantate con questi vitigni, che poi hanno avuto maggiore fortuna nella zona di Avellino, e dobbiamo ringraziare loro se oggi noi possiamo parlare di vini del Cilento, perché loro hanno fatto una strada, un solco profondo nella conoscenza di questi vitigni così particolari. E la campagna deve molto all'Irpinia, che ha fatto da Previsto. Deve molto all'Irpinia, che ha fatto da Previsto, e soprattutto a un'azienda in particolare storica, che è la Mastro Berardino, per la quale bisogna veramente
bisogna veramente ringraziare. Assolutamente. Bene, io... grazie, allora adesso magari... Grazie, grazie. Intanto grazie per l'olio che appunto adesso faremo provare.